enormi siti web, tra cui Wikipedia.org. Con oltre 100 milioni di copie vendute, si stima sia stato tra gli artisti musicali italiani di maggior successo. Ha raggiunto la vetta delle classifiche, sia come interprete dei propri brani, sia come produttore e autore di canzoni per altri, in particolare per Adriano Celentano, negli anni 70 e 80. Ha partecipato, da solista, in coppia e insieme a un gruppo, a 15 edizioni del Festival di Sanremo, detiene il record di partecipazioni con Albano, Peppino Di Capri, Milva e Anna Oxa, vincendolo una volta nel 1980 con Solo Noi. Fos di novo, Massa. 23 agosto 2023 la notizia è arrivata in paese come un fulmine a ciel sereno e ha raggiunto Tendola, il paese natale di Toto Cotugno, in comune di Fos di Novo. È qui che è nato nel 1943, raccontano gli abitanti, in questa casa rosa all'inizio di Borgo Alfieri, con via Un Grado Maggio. Era uno dei nostri compaesani più illustri, un'icona in quanto rappresentava la personificazione della musica e della socializzazione, le caratteristiche innate della nostra gente. Il padre si chiamava Salvatore ed era un militare di carriera in marina alla base navale di La Spezia. La madre Olga era originaria proprio di Tendola. È stato in paese fino all'età di 6 anni. Ha fatto in tempo a fare la prima elementare qui da noi, racconta Felice Bianchi all'epoca. Nel dopoguerra le borgate erano molto abitate e i bambini tantissimi. Ricordo che il padre suonava la tromba nella banda e lui sin da piccolo il tamburello. Poi per motivi di lavoro, la famiglia si è spostata alla Spezia, in piazza Saint-Bon, nei pressi della stazione ferroviaria. Attorno al 1965 aveva creato un complesso musicale, Toto e Tati. Suonavano nei locali emergenti come L'Ombrosa, in Bottagna dopo Ceparana, all'Alhambra di Sarzana e la Mecca Marina di Massa, racconta Bianchi. Da allora è divenuto il nostro idolo, sia i suoi coetanei che noi ragazzi di qualche anno più giovani. Facevamo sempre puntate giù in città e sul mare quando sapevamo che il suo complesso si sarebbe esibito.